Buon pomeriggio ragazze, video delle cose varie più utilizzate, scoperte, riscoperte, amate, non amate a giugno. Siamo oggi al 3-4 di luglio, 4 luglio, giro questo video, ho da parte libri, make-up, prodotti viso, varie ed eventuali. Allora, partiamo da il profumo. Il profumo è... Dunque, ah scusate, mi è arrivato un WhatsApp nel frattempo. Il profumo è quello che non mi sento di onestamente promuovere, me lo metto lo stesso perché tanto è una roba abbastanza neutra. Questo l'avevo preso l'anno scorso, ve ne ho già fatto, ve ne avevo sicuramente già parlato ed è il Batina di Benefit, questo l'avevo acquistato da Sephora. Mi aveva incuriosito il suo profumo, mi aveva incuriosito anche il fatto che andasse bene per il corpo, per i capelli. Ha un buon profumo leggero, pulito, fresco, però... Non che sia cattivo, ma uno di quei profumi che onestamente non mi viene voglia la mattina di dire oddio, non vedrò di spruzzarmi il profumo, quanto mi sento figa con questo profumo. No, snuffiatelo, niente di che, senza infamia e senza lode. Corpo abbiamo due prodotti complementari in un certo senso, se vogliamo. Il primo è lo scrub. Allora, questo scrub nello specifico è quello che ho nella doccia dalle ultime settimane ed è il Body Sculpting Modeling Body Exfoliator Oriental Ginger di Organic Shop. Eccolo qua, questo scrub qui, acquistabile sul sito La Cosmetica Bio. È fatto a barattolo praticamente, così. Come si chiama? Non è la burnia è quella fatta così. Vabbè, come vedete l'ho quasi finito. Il ginger dovrebbe avere un effetto tonicizzante e vitalizzante. È uno scrub che viene descritto come rimodellante. A me piace perché è quello che io definisco uno scrub da massaggio, nel senso che la sua consistenza fa sì che se utilizzato sulla pelle anche asciutta, diventa poi una specie di crema e vi dà modo di massaggiare per bene le zone che hanno bisogno per l'appunto di più scrub. Ma sono inquadrata bene, scusate, ho una piccola paranoia da inquadratura. Così meglio, no, però vabbè. Quindi questo è lo scrub che sto utilizzando ultimamente. Ha un profumo assolutamente tollerabile, niente di fastidioso. E mi piace per l'appunto, ovviamente non da fare sul viso, ecco, per il corpo. Mi piace la sua consistenza perché proprio riesco a mettermi lì sulle culotte, i talloni, eccetera, eccetera. Massaggio, 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 massaggio. Scrubba molto bene, vi lascio le indicazioni nell'info box. Essenziale è in questo periodo scrubbare la pelle anche per prepararla all'abbronzatura e questo è il solare che ho utilizzato le due o tre volte che mi sono esposta al sole quest'anno. Quest'anno vedete non sono ancora particolarmente abbronzata per una serie di motivi, non sono andata molto in piscina, però ecco, ero stata al mare in Costa Azzurra, un giorno in piscina ero andata, ogni tanto mi metto un po' sul balcone e sto utilizzando questo spray. È BOJ, collaborazione con l'estetista cinica, lo trovate da OVS nonché sul sito che vi metto qui sotto, costa se non sbaglio 9 euro. Mi piace per diversi motivi. Primo, la size, cioè preferisco portarmi uno di questi in giro, cioè io non finisco praticamente mai i solari in una vacanza, quindi mi piace il concetto di questa cosa che so che lo inizio e lo finisco nella stagione. Io nello specifico l'ho quasi già finito, ma ne ho altri due. Protezione 50, ma allo stesso mi sono abbronzata. Mi sono abbronzata in maniera molto omogenea, senza nessuna bruciatura. È leggerissimo, si spruzza ed è, non è una crema, è come se fosse un latte solare, uno spray molto denso e profuma di cocco, ha un profumo fantastico, quindi mi abbronzo, mi protegge, non mi brucia, mi piace la taglia del solare, ha un buon prezzo, non so se ho detto che profuma, profuma assolutamente promosso. Mi raccomando, in estate non vi dimenticate di scrubbarvi perché lo scrub non vi porta via l'abbronzatura. L'abbronzatura sta sotto la parte che si abbronza della pelle, ok? Ok. Poi due prodotti viso, faccio in fretta oggi mi sa dai, anche loro complementari, nel senso che anche se in questo periodo mi sto truccando meno, comunque l'operazione di struccaggio serale è sempre la stessa, non cambia mai. Avevo ricevuto da Alia o Alia questo bagno crema nutriente alla mandorla, anche viso, deterge e strucca, quindi aveva questa doppia funzione. Come bagno crema, al di là del profumo che è celestiale, cioè, sa proprio di mandorla, quella che si fa l'estate, no? Tipo l'orzata, se non sbaglio, si chiama.
Allora zata, è fatta d'oro. Vabbè. E ha un profumo fantastico di mandorle. E, però non mi entusiasmava, non avendo io la vasca, avendo la doccia, l'idea del bagno crema. Cioè mi piace di più lavarmi con il gel che non con questo tipo di bagno schiuma che non fa molta schiuma. Mi piace di più la schiuma. L'ho quindi passato sul lavandino e ho provato a utilizzarlo come latte detergente. È fantastico, fantastico, perché ha una consistenza bellissima. Ha questo profumo che è proprio un piacere per il naso. Quindi io lo metto lì sul lavandino e lo utilizzo come se fosse un sapone, invece che usare dischetti. Quindi lo metto in mano, massaggio il viso, sciacquo, rimassaggio il viso, risciacquo, spesso do una lieve passatina di scrub delicato, dopodiché passo agli occhi. Io faccio così, invece che fare gli occhi prima con lo struccante, io tolgo solo i residui perché mi piace lavarmi bene la faccia. Vi straconsiglio Natura Eco, questo struccante occhi bifasico. Allora, sto anche usando delle acque micellari, ne parleremo mai magari nel mese di luglio, però questo è il mio preferito. Preferisco i bifasici, i prodotti un po' più oleosi rispetto alle acque micellari, io personalmente. Questo struccante occhi bifasico all'olio di moringa di Natura Eco è stupendo, anche qui ovviamente vi metto sotto dove potete trovarlo se non lo sapete. È un prodotto che ho aiutato un po' anche io a formulare perché avevo ricevuto il tester prima, avevo detto se mi ci trovavo bene o male, ve l'avevo accennata questa cosa su Instagram. Praticamente insieme ad altre ragazze abbiamo ricevuto da Natura Eco in anteprima alcuni prodotti che abbiamo avuto modo di testare noi, quindi veri consumatori che danno vere opinioni dicendo questo mi piace, questo profumo sì, questo profumo no, questo non lava abbastanza, questo è un po' aggressivo. Lo struccante occhi bifasico secondo me è stupendo, non brucia gli occhi, è oleoso ma non vi impiastriccia, strucca bene, profumo delicato, stupendo, top, mi piace tantissimo. È quello che sto utilizzando per levare questo mascara che è un po' sticuccio, ne parleremo tra pochissimo. Prodotti di make up promossi di questo mese, alcune sono scoperte, alcune no. Come illuminante da giorno si riconferma Isadora 83 Bronze Glow Strobing Fluid Highlighter. Questo è il mio illuminante da giorno preferito, quindi quando voglio un effetto delicato, non troppo disco diva, ok? È stupendo. Riuscite ad usarlo molto facilmente, mezza pusciatina è sufficiente per tutto il viso, lo potete utilizzare qui, ma lo potete utilizzare anche qui, qui, qua sopra, bellissimo, proprio un prodotto formulato veramente super bene. L'illuminante scoperta del mese è però questo di Becca, che è più versione sera, quindi se uso l'Isadora per il giorno, il Becca, il colore Opal, è il mio illuminante da sera, perché è decisamente più visibile. Adesso io me lo metto, ma l'avete già visto in qualche faccetta se non sbaglio, poi io non so mai che tipo di luce io abbia, non sono un'esperta di illuminazione youtubesca. Lo notate? Sì, non lo sapremo mai. Comunque stupendo. Mi piace più questo in polvere che non l'altro in crema che c'era con lui. Però da Sephora per 19 euro... amore! Per 19 euro potete prendere le due taglie, il mini kit. Ve lo consiglio assolutamente. Altri due prodotti di make up adorabili. Questa cipria me l'aveva regalata la mia amica Nadia ed è di Guerlain. Al profumo di violetta ed è stupenda, mi piace tantissimo perché è proprio elegante, anche solo da portare in giro. Io metto due dita qui nel cosettino e mi sento proprio una signorina a mettere questa cipria. Ovviamente, come tutti i prodotti di Guerlain, non è un prodotto economico, però è proprio una chicca da borsetta stupenda. Ha questo profumo di violetta un po' antico, buonissimo. La sua pochettina in velluto mi piace tanto, mi piace anche perché è piccolina, quindi sta benissimo in quello che è il mio beauty da tutti i giorni. Da quando una settimana fa circa ho acquistato il Dior Pump & Volume, Dior Show Pump & Volume, sto utilizzando sempre questo mascara qua, che sicuramente è un mascara che si fa notare. La sera lo devo struccare con un detergente apposta, perlomeno i residui che rimangono, quindi lavo il viso e poi comunque con un dischetto di cotone devo levare un po' quello che rimane perché non si lava via iper super facilmente. E un altro gap di questo mascara è quello che vi dicevo nell'altro video, che macchia un po' la palpebra con il caldo. Però da sera o comunque in una condizione in cui non devo sudare tanto mi piace, perché dalle ciglia questo bello effetto nero volumizzato mi piace molto.
tutto. Vi parlerò di tre libri. Si avvicina, almeno per me, la fase spiaggia. Per me spiaggia uguale libri. Questi due li ho letti a giugno. Questo l'avevo letto prima, ma mi sono dimenticata di parlarvene. E ve ne voglio parlare brevissimamente, partendo da quello che mi è piaciuto meno, salendo fino a quello che mi è piaciuto di più. Quello che mi è piaciuto meno, a sorpresa, è stato quello di Donato Carrisi, Il maestro delle ombre. Se voi mi seguite da un po', sapete che l'anno scorso ero andata completamente in fissa per Carrisi e mi ero letta tipo 4-5 romanzi in una settimana. Avevo altissime aspettative su questo libro, che devo prestare a Rossella, quindi non farò spoiler. Vi leggo di cosa parla. Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale, Roma, con ferocia inaudita. Quando un fulmine colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout totale di 24 ore per riparare l'avaria. Le ombre tornano a invadere Roma. Sono passati 5 secoli dalla misteriosa bolla di Papa Leone X, secondo cui la città non avrebbe mai dovuto rimanere al buio. Nel caos e nel panico che segue, un'ombra più scura di ogni altra si muove silenziosa per la città, lasciando una scia di morti e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, cacciatore del buio, addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine, può interpretare. Perché Marcus... Vabbè, i primi due terzi del libro sono sì, cioè l'inizio è comunque molto avvincente, come tutti i romanzi di Carrisi. L'ultimo terzo del libro, vi dirò che il mio pensiero è stato sì, vabbè, e poi, cioè, ne capitano troppe, cioè, c'è un elemento che entra nel libro che secondo me risulta veramente una forzatura a livello di trama. Quindi, sebbene mi abbia appassionato inizialmente, onestamente non ho trovato questo libro all'altezza degli altri, per questa cosa, non voglio spoilerare, viene poi spiegata verso la fine, ovvero queste specie di zombie che girano, insomma, no, alla fine ero così, ma veramente, ok, questo è il mio commento su questo libro. Tutti gli altri mi erano piaciuti un sacco, questo no. Un libro medio, questo, se non sbaglio, me l'ha regalato Federica a Natale, Il gatto che aggiustava i cuori, che ho tenuto lì. Ne ho ancora 3 libri da leggere, poi posso comprare gli acquisti di quelli nuovi, passare l'acquisto di quelli nuovi. Come ogni gatto, Alfie adora passare le sue giornate sonnecchiando sul divano davanti al camino. È un libro per gattarie, per me è perfetto. Un po' di carezze, un po' di fusa rumorosa ed è felice, ma all'improvviso è costretto a lasciare la casa in cui è cresciuto e si ritrova solo e sperduto per le strade di Londra. Tutto cambia quando arriva in Edgar Road, una via piena di verde e villette a schiera. Alfie capisce subito, ppp, nuova famiglia, ppp, gli abitanti del quartiere, fino a quando scoprono che non è un gatto come gli altri, ha un dono speciale, è capace di riconoscere i desideri più nascosti. Questo gatto praticamente muore la sua padrona, succede subito, quindi ve lo posso dire, quindi i suoi parenti non lo vogliono tenere, lui scappa. Scappa, arriva in questa nuova via dove trova delle nuove case, diciamo, e in ogni casa la presenza di questo gatto aiuterà e porterà allo svolgersi di determinati avvenimenti. Un libro grazioso, che suggerisco a chi appunto ama i gatti. C'è un po' di commozione finale, ovviamente, mi commuovo quasi a dirlo, c'è un po' di commozione finale per come va a finire il libro. Un libro da spiaggia, cioè ha avuto un grandissimo successo questo libro, tipo un caso editoriale 100.000 copie in un mese. Io lo trovo un libro grazioso, però ecco, è proprio un libro che consiglio a chi ama i gatti e sta per andare in vacanza. Un romanzo leggero, estivo, caruccio. Libro che mi è veramente piaciuto tanto, pagato 5 euro su Amazon, felicissima del mio acquisto, è Il seggio vacante di J.K. Rowling, autrice, scrittrice della serie A, che io adoro, di Harry Potter. Questo seggio vacante, la scrittura è stupenda, vabbè, io lei trovo che sia una scrittrice fantastica. Non c'entra niente con Harry Potter, ok? Non c'entra la magia, l'unica cosa che accomuna i libri, al di là del fatto che li ha scritti la stessa autrice, è il fatto che anche questa storia sia ambientata in Inghilterra. Posso anche non leggervi dietro che cosa c'è scritto, ve la racconto io questa storia. Praticamente all'inizio del libro muore come si chiamano quelli che stanno...
aiuto, quelli che stanno tipo nel comune, non un senatore, non un assessore tipo, scusate non mi veniva, rimane questo seggio vacante che deve essere riempito da qualcun altro. Dietro questa storia di seggio vacante c'è la vita di un sacco di personaggi e si scoperchia un po' il vaso di Pandora, diciamo, rappresentato dal villaggetto medio inglese in cui tutto è il contrario di quello che in realtà non sembra, e ovviamente tutte le storie si intrecciano fra di loro, si intrecciano molto bene, il libro è molto avvincente. La fine ha veramente del suspense, cioè le ultime 50 pagine le leggete veramente così, perché dite no, non va a finire così, non succede questo, non succede questo, non succede questo, non succede questo, succede. Bello, bello, bello innanzitutto perché mi ha fatto pensare come in realtà quelli che sono i paesini, che dovrebbero in realtà essere i luoghi felici nei quali abitare, nascondono un sacco di malelingue, tradimenti, disagi, esattamente come nella grande città. E poi perché ho trovato veramente variegata la tipologia di personaggio che viene offerta, cioè c'è veramente di tutto, mi è piaciuto moltissimo. Leggetevi piuttosto il riassunto, non il riassunto, la descrizione, la trama da qualche parte, se io non sono stata abbastanza chiara, però ecco, mi è piaciuto veramente tanto questo libro, e per la trama e per come l'ha fatto finire, la descrizione dei personaggi, l'ambientazione, come l'ha scritto, cioè sono 600 pagine, quante sono? Sono quasi 600 pagine, ma le ho lette in 2-3 giorni. Ok, qui finisce la chiacchierata sui vari prodotti del mese di giugno, quelli che mi sono piaciuti e quelli che mi sono piaciuti meno. Noi ci vediamo al prossimo video, lascio tutte le info qui sotto, se me ne dimentico qualcuna scrivetemi e vi risponderò. A presto, buon pomeriggio a tutti, ciao!